Siamo in compagnia di Mario Valenti della Cogeim Eagles Frosinone al termine della sfida, vinta 3-1, allora sesta vittoria in campionato. Questa squadra sembra non contemplare proprio il pensiero della sconfitta. Sì, diciamo che oggi è stata una partita molto dura, combattuta, ci sono state molte ripartenze, la squadra che abbiamo affrontato è una squadra molto organizzata, aveva delle buone individualità e ci ha messo abbastanza in difficoltà. Senti, tutto bello fino ad ora chiaramente, perché quando i risultati arrivano poi la squadra è in fiducia e tutto gira meglio anche a livello mentale, però cerco di provocarti e di trovarti qualche elemento che forse va aggiustato, che forse deve funzionare meglio. Il primo magari potrebbe essere l'approccio alla partita, che secondo me avete un pochino subito all'inizio, soprattutto il ritmo alto degli avversari. Il secondo riguarda l'aspetto dei falli. Nel secondo tempo c'è stato il tiro libero a favore degli avversari, insomma 5 falli fatti nel giro di 10 minuti forse sono un po' tanti, ecco. Sì, diciamo che allora l'approccio alla partita, come ci accade spesso, è sempre un po' timoroso, ecco, diciamo così, e quindi andiamo spesso in difficoltà all'inizio. Infatti anche la partita scorsa abbiamo subito il gol contro la squadra di Guarcino da Latri. E per quanto riguarda il secondo tempo, sì, siamo arrivati subito a 3 falli, siamo stati molto precipitosi e quindi niente, ci ha messo subito in una situazione che poi gli ultimi 15 minuti sono stati abbastanza difficili da gestire, perché poi arrivati al quinto hanno anche tirato il tiro libero, quindi è stato abbastanza difficile. Poi però ecco, un elemento invece positivo è che comunque non mollate, sapete difendere bene, pochissimi gol subiti in questo inizio di campionato e insomma anche quando c'è da soffrire reagite alla grande. Sì, dai, ci combattiamo, siamo uniti e cerchiamo di resistere, anche perché queste partite vanno vinte anche così, soprattutto con la voglia di combattere insieme, di stare uniti e di lottare su ogni pallone, su ogni singolo lancio, su ogni singolo passaggio, di non lasciare nulla a caso, se no non le porti a casa queste partite come quella di oggi. Hai segnato il 3-1. Praticamente hai chiuso la partita, mancavano 2 minuti, secondo gol in campionato per te, un gol di pura fantasia, ho detto così in telecronaca, raccontacelo. Dai, ci ho provato spesso durante la partita e è stato molto bravo il portiere, poi ecco alla fine, sì, come dici te, di pura fantasia, è stata, non ci ho pensato, l'ho fatto e basta. Ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie.